È cominciata adesso la partita Lazio-Samp. Speriamo bene. Ma perché? Ah, gli era passata, meno male. Audero ha sbagliato. Audero ha sbagliato, ma credo che sia fuori gioco. Il gol viene annullato. Papera di Audero è questa. Anch'io voglio rivedere perché vediamo. Audero. Eh sì, fuori gioco. Fuori gioco, meno male perché Audero l'aveva fatta grossa qua. La prende Caicedo di testa. Mamma mia, è andata bene, va. Prima occasione per la Lazio. Immobile dentro l'area, vede Patrick libero che tira il volo, ma per fortuna è alta. Siamo al quindicesimo. In questo momento sembra che la Lazio spinga un po' di più. In questo momento, al diciottesimo, siamo. Bellissima azione della Samp che si è resa veramente pericolosa per la prima volta. Bella azione. Sempre lui! Sempre lui! Sì, Fabio Quagliarella! Grandissimo! Bene così. Buona Samp, in questo momento siamo quasi al ventunesimo. Buonissima Samp. Oh, ho fatto male saltando. Sì, è vero, Ramirez. Muru l'ha messa benissimo per Quagliarella che l'ha messo proprio davanti a Stracoscia che non può sbagliare. Grande Samp, bene così. In questo momento azione della Samp, una ripartenza. Ramirez stava ripartendo ma l'arbitro ha fischiato per fallo che non c'era. Sarebbe stata una grandissima occasione questa. Una grandissima occasione, purtroppo l'arbitro ha fermato. Un grandissimo errore difensivo di Colley mette Caicedo verso la porta. Per fortuna il suo passaggio non è andato a buon fine, Audero ci arriva. L'ha toccata Andersen, meno male, meno male. Mamma mia! Radu ha salvato su un'imbucata, credo, di Ekdal. Quello proprio che chiedeva Giampaolo Caprari è stato anticipato all'ultimo, era davanti al portiere. Mamma mia, grandissima Samp, al momento grande Samp. La Lazio che si è resa pericolosa ma per gli errori difensivi della Samp. È finito in questo momento il primo tempo. Lazio che ha preso un palo con Immobile, però se c'è stata una deviazione di Berezinski è andato sul palo. Ovvio, senza la deviazione probabilmente sarebbe entrato in porta, quindi è andata bene così. Finisce il primo tempo 1-0 per la Samp. Comincia adesso il secondo tempo. Allora, siamo in vantaggio per 1-0, sarà difficilissimo tenere questo risultato fino alla fine. Comunque speriamo bene, le possibilità ci sono anche. È ovvio che la Lazio cercherà il pareggio in tutti i costi, cioè a tutti i costi, in tutte le maniere, quindi è difficile. Al 55esimo, in questo momento, un forcing, pressing della Lazio incredibile. Vuole questo pareggio a tutti i costi, ma al momento la Samp sta tenendo, ma è difficile fare tutto il secondo tempo così. Il salvataggio di Audero su Immobile. Ammonito in questo momento Audero perché secondo l'arbitro perde tempo, vabbè. Mamma mia, c'è la deviazione. Grande tiro di Quagliarella che prende palla dal limite. Anzi, anche un po' più indietro. Non ci penso due volte. Tira subito. E devia Stracoscia. Calcio d'angolo. Meno male, respiriamo un po'. Contropiede Immobile Correa. Il Tucu, il nostro ex. Audero ha fatto un salvataggio incredibile. Io credevo fosse gol. L'ha salvata incredibilmente.
assist di Parolo. Acerbi sotto misura. 1-1 Lazio. Su calcio d'angolo e Parolo la mette in mezzo, Acerbi è lì e la butta dentro, ovviamente. Era proprio davanti alla porta vuota, quindi non poteva sbagliare. Giusto così al momento è l'1-1, perché la Lazio stava pressando molto. Peccato, perché siamo a 10 minuti praticamente dalla fine. Sì, anch'io penso che sia regolare. Era già un record per lui. La squadra alla quale ha segnato di più, quella crocentiata. Lo conferma ulteriormente con questo gol. Regolare 1-1. Siamo al 93esimo quasi. Espulso Berezinski e c'è una punizione per la Lazio molto pericolosa. Arbitro che sta andando al VAR, perché forse è stato richiamato da sopra per andarlo a rivedere. Vediamo. Dice che calcio. Vediamo. Io. L'impressione che dia quasi proprio allarghi il braccio, gli dia anche il colpo. No. Allora, il pallone prende qua, il non gomito, qua. Bisogna capire se verrà giudicato. Rigore. Calcio di rigore, cartellino giallo. Onestamente io non... il braccio non era distante, non era lontano dal corpo, era così. Gli era attaccato al corpo, comunque vabbè, rigore. Vediamo. Gol. Ma vaffanculo, va. Fantaccio Lazio, all'ultimo respiro, con il decimo gol. Incredibile, il gol di Saponara! Al 99esimo, la partita è finita qui. Perché quel rigore non era da dare. Perché comunque è interpretazione dell'arbitro. Inzaghi, facilmente leggibile. Con una spizzata, nessun centrale che va a staccare. Saponara. Bene così. È finita, sì.